Le trasmissioni mandate in onda dalle reti televisive nazionali si qualificano anche per la gente che invitano, come è avvenuto la settimana scorsa, quando all'interno di una di esse era presente, invitato in studio appositamente, un noto Berlusconide che ha potuto esternare senza essere disturbato alcune sue grossolanità, insinuando che un consigliere di amministrazione del consiglio di amministrazione RAI era stato eletto dopo una sorta di trattativa sottobanco all'italiana. Egli avrebbe detto ad una controparte, che poi vedremo chi è: tu mi fai eleggere, hai il potere politico di farlo. Io una volta all'interno del consiglio di amministrazione provvederò a trovarti tutti gli spazi televisivi che ti servono. Ora, questa controparte, avete capito molto bene chi è il fondatore del Movimento 5 Stelle, l'unico in Italia, probabilmente, che non ha bisogno di spazi televisivi, perché da anni tutte le televisioni glieli offrono senza che lui li accetti. Il residuato umano che ha avuto il coraggio di pronunciare questa volgarità, subito dopo avrebbe dovuto rinchiudersi dentro una toilette, rifiutandosi di uscire per la vergogna, anche di fronte a pressanti inviti, tipo ti facciamo apparire alla CNN, oppure ancora Berlusconi ha deciso di aumentarti il salario. No, avrebbe dovuto restare in quello che è il suo naturale ufficio. E agosto abbiamo deciso di dare quanto più spazio possibile a notizie di altri. La scorsa settimana ad un comunicato, ad uno scritto di padre Alex Zanotelli, che ha avuto grande successo. E oggi parliamo al volo, rapidamente, del coordinamento dei comitati regionali no MUOS, che sta manifestando da parecchi giorni in Sicilia a Niscemi. Uno dei manifestanti, Giacomo Sferlazzo, notissimo, è stato anche denunciato per aver disegnato una svastica al centro di una bandiera dell'Unione Europea. Il coordinamento dei comitati regionali, in questa sua coraggiosa presenza, è lì per assicurarsi anche che il TAR, quando entrerà nel merito, non emetta una sentenza domesticata che permetta comunque alle popolazioni circostanti di essere irradiate dalla nociva radiofrequenza, dalle onde elettromagnetiche.